passo è aprire il tool di configurazione per quanto riguarda gli indirizzi di rete, Festo Field Device Tool, che possiamo trovare sul sito della Festo. È un software che permette di andare a modificare l'indirizzo di rete del dispositivo per quanto riguarda la porta di configurazione. Ecco, dallo scan automatico comparirà l'unico dispositivo collegato alla rete, che è il Motion Terminal VTEM. Cliccando con il tasto destro e su Network avremo la possibilità di andare a modificare l'indirizzo di rete del Motion Terminal per poter accedere alla stessa sottorete. Sempre cliccando con il tasto destro possiamo accedere alla pagina di Home Page, che è la pagina di configurazione del Motion Terminal che utilizziamo per configurarlo e per testare alcuni movimenti per vedere se tutta la configurazione è a posto. Nella parte di configurazione abbiamo la possibilità di andare ad interagire con il Motion Terminal. In questo caso abbiamo un Motion Terminal con 4 valvole e noi possiamo andare a selezionare ogni singola valvola per assegnare la funzione alla singola valvola per quanto riguarda il singolo cilindro. In questo caso la prima valvola è collegata ad un semplice cilindro a doppio effetto e andiamo a fare una regolazione di flusso per andare a regolare la velocità con cui il cilindro si muove. Qui il primo passo è fare il login all'interno del Motion Terminal, in questo caso io l'ho già fatto, ma la password di default è VTEM. Selezioniamo la prima valvola e possiamo selezionare la Motion App che vogliamo andare ad applicare. La Motion App numero 2 è quella relativa al controllo proporzionale di flusso. Prendiamo i permessi di scrittura da parte del PLC e siamo a questo punto in grado di andare nella scheda di test dove possiamo movimentare il cilindro. Attiviamo entrambe le porte della valvola e a questo punto, regolando il valore del flusso, siamo in grado di muovere il cilindro. Dobbiamo avviare la parte di test. Andando ad interagire per quanto riguarda la percentuale di apertura del cilindro, siamo in grado di regolare la velocità con cui esso si muove. Quindi siamo sia in grado di fare dei movimenti molto rapidi, sia in grado di fare dei movimenti molto più lenti. La forza con cui arriveremo però sul fine corsa sarà sempre quella massima relativa alla pressione massima del sistema, che in questo caso è 5 bar. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare altre motion app che si occupano anche di controllo pressione. In questo caso andiamo a scegliere la motion app numero 8, che consisterà in un controllo misto di pressione e di flusso, pressione sulla camera principale e flusso sulla camera secondaria. In questo modo saremo in grado di controllare sia la velocità che la forza del cilindro. Ci troviamo infatti ad avere doppio set point, un set point relativo alla percentuale di apertura dello scarico e un set point relativo al set point di pressione della camera di avanzamento del cilindro. Anche qui avviamo il test. In questo caso come comandi abbiamo avanzata e ritorno. La differenza è che modificando il set point per quanto riguarda la pressione siamo in grado di modificare la forza con cui il cilindro si muoverà. Vedremo che in questo caso il cilindro andrà non completamente a fine corsa contro la molla, ma si limiterà ad una posizione differente, proprio perché si muoverà con una forza più bassa. Infatti starà comprimendo molto meno la molla rispetto a prima. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video per quanto riguarda la programmazione del Motion Terminal. Grazie.